L'investimento in dividendi è di gran moda tra gli investitori in questi giorni, poiché cercano opzioni redditizie a causa dei timori di una possibile recessione. Secondo il sondaggio CFO della CNBC, quasi il 68% dei direttori finanziari prevede una recessione durante la prima metà del 2023 e sta cercando una fonte di reddito coerente per resistere alla situazione di mercato. Pertanto, a giugno gli investitori hanno versato oltre 3 miliardi in ETF incentrati prevalentemente sui dividendi, portando il totale a 43 miliardi nel 2022 fino ad adesso. Dopo aver analizzato rendimenti vitali di 25.967 azioni ordinarie, Hendrik Besenberger della W.P. Carey School of Business dell'Arizona State University ha stabilito che solo 1.092 di queste azioni, ovvero circa il 4% del totale, hanno generato tutti i 34,8 trilioni di dollari di ricchezza creata per gli azionisti dal mercato azionario tra il luglio del 1926 e il dicembre del 2016. Ancora più sorprendente, solo 50 azioni rappresentavano ben più di un terzo, il 39,3% di tale importo. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi, libro del quale trovate qui sotto il link sotto nella descrizione del video nel caso lo volesse acquistare, e dove vi racconto la mia esperienza da addebitato seriale ad investitore e risparmiatore quasi ossessivo. Andrew McCormond, amministratore e delegato della Wallbatch Type Capital, ha menzionato in una delle sue interviste che le azioni value e dividend sono interessanti durante una situazione di mercato instabile, più o meno come quello che c'è al giorno d'oggi. Ha inoltre affermato che i rendimenti dei dividendi forniscono un flusso di cassa e un flusso di reddito coerente, perché le società che pagano dividendi di solito hanno dei livelli più elevati di free cash flow. Storicamente i titoli azionari con dividendi hanno contribuito notevolmente ai rendimenti totali del mercato. Le società che hanno pagato dividendi hanno generato un rendimento annuo totale del 9,6% fra il 1973 al 2021, rispetto a un rendimento dello 8,2% dell'S&P 500 nello stesso periodo di tempo. The Coca-Cola Company, The Procter & Gamble Company, Merck & Co. sono solo alcuni dei principali nomi, quelli più conosciuti magari a cui ci si rivolge spesso con attenzione, poiché sono quelli che offrono una solida storia di crescita di dividendi. Per questo elenco però ho voluto essere a metà strada fra il puntare sul classico ed andare anche a posizionarsi su aziende che siano, secondo me, il futuro dei dividendi, che ad oggi non vengono viste come tali perché quasi tutte le azioni migliori vivono un ciclo di crescita, quello che parte con una crescita esagerata senza erogare dividendi, ma poi a un certo punto si posizionano ad essere aziende mature e cambiano anche sostanzialmente il loro modo di essere e di essere percepite dagli investitori. Al quinto posto di questa lista io ci metterei la poco fa nominata The Coca-Cola Company. Nel primo trimestre del 2022 Coca-Cola ha generato un free cash flow di 400 milioni di dollari e prevede che il numero raggiunga i 10,5 miliardi di dollari nell'esercizio di quest'anno, nel 2022. Il flusso di cassa della società derivante dalle operazioni si è attestato attorno ai 620 milioni di dollari alla fine del trimestre. A febbraio The Coca-Cola Company ha aumentato il dividendo trimestrale per il 60° anno consecutivo a 0,44 centesimi di dollaro per ogni azione posseduta. Il suo payout ratio è del 71,7%, in miglioramento dall'82,2% del 2021. Al 19 luglio il rendimento da dividendo era 2,85%. Alla fine del primo trimestre del 2022, 64 hedge fund possedevano partecipazioni in The Coca-Cola Company, in calo rispetto ai 70 del trimestre precedente. Queste partecipazioni detengono un valore collettivo di oltre 29 miliardi di dollari e ovviamente, per chi non lo sa, ma sicuramente molti di voi lo sapranno, la Berkshire Hathaway di Warren Buffett è stata la più grande azionista della società, con sede in Georgia, nel primo trimestre di quest'anno con 400 milioni di azioni possedute. Al quarto posto io ci metterei The Kroger Company, una società di vendita al dettaglio con sede in Ohio che gestisce supermercati negli Stati Uniti d'America. L'azienda ha oltre 2.800 negozi in 35 stati. A luglio UBS ha definito The Kroger una delle sue prime 10 idee azionarie per il terzo trimestre a causa della elevata inflazione alimentare e delle tendenze di mercato in miglioramento della società. Il 23 giugno The Kroger ha annunciato un dividendo trimestrale di 0,26 centesimi di dollaro per azione, in aumento del 24% rispetto al dividendo precedente. Questo è stato il 16° anno consecutivo di crescita dei dividendi di questa società.
Il suo payout ratio è del 29%, che è coerente con la sua media su 5 anni e è molto al di sotto della media del settore dei beni di prima necessità, che è intorno al 50%. La forte salute finanziaria della società segnala una crescita futura dei dividendi, poiché prevede di generare fra i 2 e i 2,2 miliardi di free cash flow nell'esercizio del 2022. A partire dal 19 luglio il rendimento del dividendo era del 2,17% di dividend yield, appunto. Nel primo trimestre del 2022 45 hedge fund tenevano investimenti in The Kroeger per un valore di oltre 5,1 miliardi di dollari. Al terzo posto ci metterei Johnson & Johnson, è una delle più antiche aziende dell'industria farmaceutica e della cura della persona. È specializzata in dispositivi medici, prodotti farmaceutici e beni di consumo. Nel secondo trimestre del 2022 J&J ha battuto le stime generando un fatturato di 24 miliardi di dollari, in crescita del 3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Nell'ultimo decennio il prezzo delle azioni è triplicato e le vendite sono superiori al 50% rispetto a 10 anni fa. Johnson & Johnson ha aumentato il suo dividendo per ben, sentite bene, 60 anni consecutivi, con un CAGR quinquennale del 5,87%. Attualmente paga un dividendo trimestrale di 1,13 dollari per azione, con un rendimento del 2,59% di dividend yield. 83 hedge fund possedevano partecipazioni in Johnson & Johnson nel primo trimestre del 2022. Il valore consolidato di queste partecipazioni era di oltre 7,4 miliardi di dollari. Io personalmente la preferisco a Procter & Gamble e a Colgate e Palmolive perché copre più settori. Al secondo posto, non ci chiederete, io ho molta fiducia in Apple. È una delle aziende più conosciute al mondo, va bene, forse la più conosciuta, il marchio più conosciuto. Ma una delle caratteristiche per cui è meno noto è il pagamento dei dividendi. La società è relativamente nuova all'elenco delle azioni che pagano dividendo ed è ben lungi dal raggiungere lo stato di dividend king o di dividend aristocrats. Il gigante della tecnologia ha ripreso a pagare un dividendo dal 2012 dopo una pausa durata ben 17 anni. Tuttavia, Apple potrebbe essere un ottimo dividendo per gli investitori che lo acquistano oggi. Gli investitori come me da dividendo possono essere incoraggiati dall'accelerazione dei pagamenti di dividendi che Apple ha messo in strada. Dal 2012 al 2021 la società ha aumentato il proprio dividendo da 0,10 centesimi di dollari per azione a 0,85. Ciò significa che gli azionisti hanno visto i loro dividendi crescere di oltre 8 volte in questo periodo. Nello stesso periodo l'utile per azione è passato da 1,58 dollari a 5,61 dollari. I guadagni sono fondamentali per sostenere il pagamento di un dividendo e Apple ovviamente non ha problemi in questo aspetto. A questo proposito, la crescita di qualità degli utili di Apple è un buon segnale per le prospettive di aumento del dividendo. I suoi guadagni sono sostenuti dalla continua innovazione dei suoi prodotti come iPhone, Apple Watch, iPods e iPad. A completare questo, è un segmento di servizi che è solido e che è in forte espansione e che ha totalizzato il 20% delle entrate del suo trimestre più recente, terminato appunto il 26 marzo di quest'anno. L'aumento del segmento dei servizi è fondamentale perché ha generato un margine di profitto lordo del 72,6% rispetto al 26 marzo, un margine di profitto lordo del 36,4% per i suoi prodotti. Sebbene l'attuale rendimento da dividendo di Apple sia un modestissimo 0,65%, c'è moltissimo spazio per crescere se si considera il rapporto di pagamento di dividendi dell'azienda. Questa è la percentuale degli utili pagati in dividendi. Più di recente il rapporto di pagamento di dividendi di Apple era del 14,5%, quindi la società potrebbe aumentare in modo sostenibilissimo il pagamento dei dividendi anche se gli utili rimanessero costanti o sostenere il dividendo attuale anche se i prodotti e i profitti, scusate, diminuissero. Più bassa è la percentuale, maggiore è lo spazio di manovra che un'azienda ha nel pagamento dei propri dividendi. Al primo posto ci metto la mia azienda preferita di sempre, parlo di Microsoft. Dopo lo scoppio della bolla del dot-com del 2000, molti investitori hanno guardato ai titoli tecnologici con un occhio profondamente scettico. Pieni di promesse ma con scarso seguito, i titoli tecnologici redditizi erano veramente pochi e rari. Peggio ancora, le perdite erano nell'ordine del giorno, ma Microsoft è risorto dalle ceneri della bolla del dot-com con un sacco di soldi, procedendo a pagare il suo primo dividendo nel lontanissimo 2003. Da allora la società tecnologica è riuscita ad aumentare sia il prezzo delle proprie azioni, e tutti lo sappiamo, che il pagamento di dividendi con passi da gigante. Grazie a una combinazione di forte crescita dei ricavi, profitti in rapida crescita e costanti aumenti annuali dei dividendi, il gigante del software, che poi non è solo software, è diventato un must per molti investitori da dividendo e l'ultimo aumento di dividendi della società ribadisce la sua forza
appunto come azienda da dividendo. Alla fine del 2011 la società ha annunciato un aumento dell'11% del suo dividendo trimestrale. Il nuovo aumento ha portato a Microsoft a pagare 2,48 dollari per azione, offrendo a Microsoft un dividend yield di circa 0,8%. Sorprendentemente, l'aumento dei dividendi segna effettivamente un'accelerazione rispetto all'aumento del 10% del dividendo annunciato dalla società nel 2020. In concomitanza con l'annuncio dell'aumento del dividendo, il consiglio di amministrazione di Microsoft aveva anche approvato un programma di buyback, di riacquisto delle proprie azioni da 60 miliardi di dollari. Ciò offre alla società un modo in più per restituire denaro ai propri azionisti, anche se indirettamente sotto forma di acquisto e di riacquisto delle azioni proprie. Il forte aumento dei dividendi e il nuovo programma di riacquisto di azioni di Microsoft insieme riflettono la forza del business sottostante di questa società, che non è solo di software o comunque non lo è più, nelle sue recenti performance. Le entrate di Microsoft per l'anno fiscale 2021, concluso il 30 giugno appunto dell'anno scorso, sono aumentate del 21% anno su anno a 46,2 miliardi di dollari, mentre l'utile netto è cresciuto del 47% a 16,5 miliardi di dollari. L'aumento di dividendi a due cifre dell'azienda aiuta a capire perché gli investitori non dovrebbero cercare esclusivamente rendimento da dividendo e basta quando cercano azioni da dividendo, ma a guardare anche oltre. Dovrebbero anche considerare prospettive di crescita del dividendo anno dopo anno di una società e la possibilità del dividendo di questa azienda in questione venendo appunto aumentata assieme al riapprezzamento delle azioni dell'azienda. Certo, il rendimento da dividendi di Microsoft, che è inferiore all'1%, può sembrare poco attraente a prima vista, ma chi ci investe dovrebbe rendersi conto che è probabile che la crescita dei dividendi di questo gigante tecnologico raggiungerà in media un tasso di crescita di circa 10% anno su anno per i prossimi 5 anni. Con venti favorevoli di forte crescita dei profitti e nei pagamenti di dividendi, che attualmente rappresentano meno di un terzo degli utili annuali totali del colosso tecnologico, c'è un ampio spazio di margine di rialzo dei pagamenti del dividendo di Microsoft. Bene, se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo di supportarmi veramente con poco lasciandomi un pollice in su per farmi crescere su questa piattaforma. A te costa veramente un attimino, ma per me significa il mondo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Fammi sapere inoltre cosa ne pensi di queste scelte e quali sono le tue 5 preferite. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un nuovo video. A presto, ciao!